just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. A tu per tu, in questa puntata ha l'occasione di intervistare il mister Massimo Oddo. Buonasera mister. Buonasera. Mister, cominciamo proprio da quelli che sono i primi passi, perché in una famiglia in cui c'è un papà allenatore, immagino che di calcio si parlasse già da piccolissimo. Ma più che parlasse, si vivesse di calcio, perché sono nato in questo ambiente. Mio papà ha iniziato, giocava a calcio non ad altissimi livelli, e poi ha iniziato a fare l'allenatore molto giovane, ha fatto la cosiddetta gavetta nei campionati minori. Io ero piccolino e la domenica seguivo la mamma nei campi più sperduti dell'Abruzzo per seguire le partite di papà, e quindi la passione è nata così. Le prime esperienze con il calcio come sono state? A che età e in che ruolo? Ma il ruolo non era definito sicuramente, noi interessava, come interessa ogni piccolo bambino, inseguire un pallone nel campo. E poi piano piano si cresce, si capisce il ruolo, si capisce dove devi correre soprattutto. E ho iniziato giovanissimo, ho iniziato a 5 anni, addirittura mi sono iscritto alla scuola calcio un anno prima del previsto. A 5 anni mi ricordo soffrivo perché c'era mio fratello più grande che aveva 6 anni e iniziava il campionato Pulcini. A 5 anni non potevo giocare e quindi facevo solo gli allenamenti, ma mi piaceva fare questo ed ero contento. Insomma, la passione era diventata personale, cioè non era più solo una derivazione del fatto che si parlasse solo calcio in famiglia. Sì, vabbè, ma la passione è una conseguenza di quanto la tua famiglia ti avvicina ad un determinato mondo. Il mondo familiare era il calcio perché papà allenava. Non era solo quello, ma è ovvio che una famiglia, un genitore avvicina i propri figli alle proprie passioni, a quelle che sono le proprie passioni, e quindi di conseguenza è diventata una passione anche mia. Le vittorie di squadra cominciano già presto, perché già dagli allievi mister Oddo, che all'epoca era un giocatore, può trionfare per la prima volta insieme ai suoi compagni. Sì, io personalmente ho vinto 3 scudetti dilettanti. Con il settore giovanile della Renato Curi, che era un settore giovanile glorioso al tempo a livello dilettantistico, che andava tra le maggiori in Italia, ha vinto tanti scudetti, 3 dei quali li ho vinti personalmente, quindi sin da piccolo sono stato abituato a vincere, ma soprattutto sono stato abituato crescendo in un ambiente sano che era quello della Renato Curi, che ti insegnava calcio ma ti insegnava anche a crescere come uomo. Queste vittorie, magari anche prestazioni personali ovviamente importanti, portano ancora prima della maggiore età a passare al Milan per la prima volta. Sì, a 16 anni e mezzo sono andato a fare un provino, prima nella Lucchese. Ero stato preso sulla via del ritorno, mi ha chiamato il Milan per andare a fare un provino. Evidentemente poi a un bambino che gli si propone vuoi andare alla Lucchese o al Milan, inevitabilmente ho scelto il Milan, e quindi era credo inizio dell'anno, e poi ad agosto mi sono trasferito a Milano, Milanello, perché si viveva lì, e da lì ho fatto 2 anni di settore giovanile nel Milan. Il primo anno ho conquistato il campionato Beretti nazionale, quindi lo scudetto Beretti, e il secondo anno ho fatto la primavera. In una recente intervista ha ricordato proprio quello che è stato magari uno dei momenti di crescita, i cosiddetti cross a Van Basten, così come sono stati trascritti. Era importantissimo ovviamente per voi giovani affacciarvi in prima squadra, anche solo per magari mettere un pallone sulla testa dei giocatori così. Ma noi gli stranieri, tra virgolette, del Milan, quelli che venivano da altre regioni, vivevano a Milanello, 24 ore al giorno, anzi 24 ore, la mattina andavamo a scuola, ma il resto della giornata li vivevamo lì, andavamo a casa una volta ogni mese e mezzo,
a trovare le nostre famiglie, ma la nostra vita si svolgeva lì ed è una vita in cui incrociavi giornalmente, quotidianamente i giocatori, i tuoi idoli e condividevi anche dei momenti particolari sia in campo che fuori, in campo quando ti aggregavano agli allenamenti della prima squadra perché servivi ed altri momenti in cui magari la prima squadra era a pranzo lì ogni giorno prima dell'allenamento o nei ritiri prepartita, quindi noi stavamo lì e vivevamo con loro, quindi anche quello è stato un momento di crescita, essere a contatto con i tuoi idoli, con gli idoli del calcio, quello vero, è una cosa importante che ti fa crescere. Rompo un attimo la cronologia per venire al presente, sappiamo che insomma, c'è un occhio molto molto attento sulla primavera, fin dai primissimi allenamenti è stato quasi sempre aggregato ad esempio Cagliazza, ma ci sono tanti giovani che sono aggregati in prima squadra, magari anche memoria, buona memoria di questi momenti di crescita così importante nel suo passato. Io credo che la primavera è la squadra più vicina alla prima squadra, quindi inevitabilmente un allenatore di prima squadra deve conoscere i giocatori della primavera, deve capire quali possono avere dei margini di crescita, quelli che possono partecipare eventualmente agli allenamenti. E quindi questo è sempre, credo che sia sempre, sempre importante. Io nel mio piccolo, per l'esperienza che ho avuto, vivere a contatto con la prima squadra è una cosa molto positiva. Questo vale per la primavera, ma per tutto l'ambiente circostante. A volte è bello anche per i ragazzi di 15 anni, 14 anni, farli arrivare all'interno proprio di quello che è lo spazio dei loro idoli, della prima squadra, quindi sono aspetti positivi. Tornando proprio invece alla primavera di Massimo Oddo, c'è magari qualche aneddoto di questi allenamenti con Van Basten, qualche ricordo particolare, insomma, perché devono essere emozioni anche particolari? Sì, erano all'inizio emozioni, poi traumi, nel senso che ovviamente ti faceva sempre piacere partecipare agli allenamenti della prima squadra. Ripeto, noi vivevamo a Milanello, giocavamo di sabato, la domenica giocava il Milan in casa o fuori casa e gli infortunati, gli squalificati e quant'altro la domenica mattina facevano allenamento. Per noi era il nostro giorno di riposo, ma puntualmente la mattina alle 8:30, 9 arrivava la chiamata nella nostra foresteria per convocarci a integrare per numero di giocatori di allenamento con gli infortunati, con gli squalificati o per aiutare l'allenamento di questi. E quindi ci chiamavano, ma non andavano, non avevano un nome sicuro. Cioè, chiamavano, chiedevano chi sei, io rispondevo Oddo, vieni giù. E siccome era anche all'inizio era bello, poi comunque, considerando che era l'unico giorno di riposo, alla fine facevi anche a meno ogni tanto di andare, e allora dopo è diventata anche una cosa che andava sul ridere, nel senso che chiamavano chi sei, io facevo un altro nome e lo volevano giù, io dicevo guarda ti vogliono giù, quindi è diventata pure una cosa scherzosa, però è sempre bello, sono momenti, sono ricordi indelebili di un'infanzia calcistica cresciuta a fianco a grandi campioni. Poi iniziano ad arrivare un po' di altre chiamate perché per fare esperienza giustamente il Milan inizia a fare una serie di prestiti. C'è qualche allenatore, qualche squadra che ha fatto sì che poi magari il salto tra i grandi sia diventato più semplice? Ma vabbè, come nella vita dei calciatori ci sono momenti topici in cui esplodi o in cui ti demoliscono. A me non mi hanno mai demolito perché i primi anni sono stati evidentemente faticosissimi, erano altri tempi in cui il livello in Serie A, in Serie B era altissimo ed era quasi impensabile che un giocatore della primavera potesse andare a giocare in Serie B e noi andavamo tutti in Serie C, ti confrontavi con gente che faceva questo di mestiere, che portava a casa i soldi per vivere. E questo era un momento che ti aiutava molto a capire, a crescere, sia calcisticamente che umanamente. Però erano momenti difficili perché spesso capitava che si faceva molta fatica a giocare perché il livello era alto, perché incontravi tante difficoltà, noi eravamo giovani.
e i primi 2-3 anni di prestiti in giro per l'Italia non sono stati, sono stati molto positivi dal punto di vista della crescita umana, calcistica, ma non positivi perché non ho giocato tantissimo. Credo il momento topico per me fu quando andai a Monza in Serie B e lì fu un po' l'anno in cui esplosi, giocai tantissime partite, feci tanti gol. È il 1998, 4 gol tutti su punizione e lì forse avevi anche iniziato a immaginare che ci fosse una strada poi intrapresa più avanti per diventare anche un tiratore scelto. E fu un anno straordinario per me, soprattutto perché è iniziato in maniera particolare. Io ero andato lì, diciamo un po', il Monza era un po' diciamo la società satellite del Milan in cui il Milan mandava i suoi migliori giovani e io venivo da 3 anni in cui giocavo e non giocavo in C e diciamo che è stata un po' una forzatura andare lì. Voglio andare lì personalmente perché volevo giocarmi le mie carte, partendo probabilmente da ultima ruota del carro, ero l'ultimo panchinaro proprio, se non uomo di tribuna. E è stato un momento bello perché la mia avventura è iniziata con una serie di infortuni e squalifiche. La mia prima partita fu alla prima di campionato, erano praticamente tutti, quasi tutti infortunati, io partivo dalla panchina e durante il riscaldamento si fa male un difensore. A quel punto in panchina c'ero solo io, ho dovuto giocare, vincemmo 1-0, da lì è partita la mia carriera, diciamo, di un livello più alto. Mentre la ripresa si apre col raddoppio monzese, firmato proprio dal figlio d'arte Oddo, il padre e il tecnico della Salernitana. Quando si dice il destino, in questi casi serve anche un po' di fortuna, fortuna che porta poi alla chiamata già citata del Napoli, e anche qui è una stagione davvero molto fortunata perché ricordo già in un'altra intervista ci aveva rivelato, insomma, quando si vince un campionato a Napoli, che sia Serie A, Serie B, è sempre un qualcosa di emozionante. Beh sì, sono stato fortunato perché andai in una società gloriosa che era in B e che aveva tutte le carte in regola per poter andare in Serie A, a partire dalla squadra, dal blasone, dalla città, e quindi una società ambiziosa. È stata la mia prima grande squadra ed è stato anche l'anno della consacrazione, perché l'anno precedente a Monza diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli, non si capiva ancora quale fosse il mio ruolo. Invece lì trovai Novellino, diventai in pianta stabile un terzino destro e quindi da lì poi partì la mia carriera da terzino destro. Esce Lombardi, qui è Lucenti, smarca Oddo, esterno destro, gran gol, davvero un gran gol, molto bello il gol di Oddo. Come mai dopo quella stagione a Napoli non ci fu la riconferma? Perché comunque appunto è diventato un pilastro di quella formazione. Non ci fu la riconferma perché vicissitudini societarie. Io ero in prestito dal Milan e ero in prestito dal Milan e diciamo che arrivò un'offertona da parte del Verona in Serie A. E pressoché irrinunciabile, probabilmente il Napoli non ha voluto investire quella cifra o comunque non poteva e quindi io andai definitivamente, perché il Verona mi comprò in questa società in Serie A. Il Verona a quell'epoca aveva dei giocatori anche importanti, fu un'annata importante anche per continuare la crescita personale. Sì, ma tutti gli anni sono stati importantissimi per me, in bene e in male, anche quando, soprattutto quelli peggiori, mi hanno insegnato tante cose, hai avuto modo di crescere, quindi sono stati tutti momenti e annate importantissime. Verona fu importante perché fu l'esordio in una squadra di Serie A, fu l'esordio in Serie A, furono 2 anni belli, entrambi belli ma conclusi male, il secondo anno concluso male con la retrocessione. Però comunque nonostante tutto 2 anni importanti per la mia carriera. Ecco, proprio perché in quel Verona c'erano tanti nomi alla fine importanti, anche che poi hanno fatto carriere di livello, cosa non andò in quella stagione? Ma io penso che sia una delle retrocessioni più assurde degli ultimi 30 anni in Serie A. Al girone di ritorno abbiamo avuto diversi problemi, c'erano fior fior di giocatori in quella squadra, ricordo
che il nostro attacco era composto da Mutu, Gilardino e Camoranesi, molto giovani ma comunque giocatori di sicura prospettiva, e al girone di ritorno facemmo un girone di ritorno pessimo, e non lo so, probabilmente una squadra molto giovane, una squadra che magari ha pensato di essere già salva, di fare sogni di gloria più importanti di quelli che poteva fare, ha fatto sì che una serie di coincidenze ci consentissero di fare veramente male. La crescita però personale passa per uno step importantissimo, quello del passaggio alla Lazio. Qui di fatto la carriera prende proprio una piega, un decollo che poi porterà anche ad essere capitano di quella squadra. Della Lazio immagino ci siano una marea di ricordi, non so nemmeno da dove potremmo cominciare. Beh, io fui l'ultimo acquisto dell'era Cragnotti praticamente, veramente l'ultimo acquisto, e sono probabilmente uno dei pochi giocatori che è passato dall'era Cragnotti all'era Lotito, e per questi motivi credo che comunque sono rimasto molto nel cuore del tifoso laziale, perché ho sempre mostrato grande attaccamento alla maglia, ma soprattutto è una cosa che fa piacere che soprattutto ti ricordano come uomo oltre che come calciatore. Sicuramente fu il periodo più brillante della mia carriera a livello di gioco proprio, anche se la Lazio alla fine vinsi solo una Coppa Italia, però sono ricordi indelebili vissuti negli ultimi anni con la fascia da capitano, e quando chiudi in una squadra con una fascia da capitano vuol dire che comunque sei riuscito a dare, a trasmettere tanto ad una squadra, ad una società. No. Otto contro Doni, settimo minuto del secondo tempo. Massimo! 8! 2-0! Ecco, il fatto di aver vestito anche magari la fascia da capitano in quel momento in cui la squadra stava cercando di risalire è un ulteriore magari step anche di crescita personale, capire che si è ottenuto un certo tipo di carisma, un certo tipo di credibilità anche all'interno dello spogliatoio. Ma sì, diciamo che ho vestito la fascia da capitano perché non era rimasto più nessuno, quindi... però sì, è ovvio che quando hai la fascia di capitano, comunque in un momento delicatissimo di una società, ma di una società grandissima, di una società gloriosa, che aveva vinto tanto nel passato, esserne il capitano è un motivo di orgoglio, è un motivo importante che ti fa capire comunque che tu in quel momento sei un punto di riferimento, e questo aspetto ti fa crescere sotto il profilo umano, ti fa prendere le tue responsabilità, ed è una cosa bella. Il sogno di qualsiasi bambino è vestire la maglia azzurra, quindi mettere quella maglia per me è stato motivo di orgoglio. Ho avuto la fortuna di indossarla parecchie volte, di partecipare a due competizioni mondiali come internazionali, come l'europeo e come il mondiale, di vincerne uno il mondiale, e quindi credo che insomma più di questo non potevo chiedere. Dell'avventura mondiale sono rimaste tante immagini, anche qualche esultanza un po' colorita. Ovviamente immagino che l'emozione più grande sia stata però mettere piede in campo, anche un bel riconoscimento da parte del mister al gruppo. Sì, sì, ma io non ho giocato tanti, anzi ho fatto appena una partita, però la vittoria di quel mondiale è stata una vittoria di gruppo, sicuramente, senza ombra di dubbio, e di questo ne sono convinto. Ovviamente per vincere una competizione così importante devi avere dei valori tecnici importanti, e l'Italia li aveva, probabilmente c'erano squadre più forti, ma il vero segreto di quel gruppo fu, di quella vittoria fu veramente il gruppo, e
e lì ti rendi conto di quanto sia più importante il gruppo poi delle singole capacità tecniche e tattiche che metti in campo. Senza quel tipo di gruppo non avremmo mai vinto il mondiale e per questo motivo, pur avendo giocato una sola partita, mi sento veramente parte integrante di un successo così importante, perché ogni singolo giocatore, ogni singolo partecipante a quella spedizione, che poteva essere un calciatore, un magazziniere o un cuoco o un membro dello staff, ha dato un contributo veramente importante a quel successo. Chiedere di qualche episodio divertente di quel mondiale fuori dal coro, diciamo che è un po' difficile con Massimo Oddo, visto che sono degli episodi che sono rimasti anche nel cuore dei tifosi azzurri. Vedendo adesso il Massimo Oddo che lavora sul campo con grande serietà, a volte ci viene da chiedere se è la stessa persona. Ma io sono sempre lo stesso, io credo che il lato importante di una persona è quella di non fingere mai quello che non si è, di non fingersi mai quello che non si è, cioè devi essere te stesso sempre. Io da ragazzo ero uno spiritoso, un giocherellone, e lo sono tuttora, quando lo si può essere. Poi ovviamente nel mio passato c'erano i momenti di gioia, dopo le vittorie ci mancherebbe. Devi gioire, come c'erano i momenti di massima serietà quando mi allenavo e quant'altro. Quindi sono sempre stato lo stesso e lo sarò sempre. Tuttora mi piace ridere, scherzare, prendere in giro, fare dispetti e quant'altro. Poi quando sono in campo c'è la massima serietà, ovviamente. Questa battuta che abbiamo anche un po' fatto è proprio ideutica al fatto che invece recentemente c'è stata una dichiarazione che ha anche fatto un po' discutere sul fatto che quella vittoria del mondiale, celebrata giustamente anche con qualche momento divertente, forse è stato un po' un danno per l'Italia che da lì un po' a livello nazionale si è un po' fermata, e purtroppo l'esito lo abbiamo avuto col mondiale mancato in Russia. E come mai quel pensiero? Proprio perché da lì forse ci si è un po' cullati sugli allori? No, diciamo che quelli furono gli anni un po' bui di alcune nazionali, una su tutte la Germania. Però era allo stesso tempo, una volta vinta quella competizione, ovviamente dalle vittorie impari poco. Dalle vittorie pensi di essere stato bravo, pensi di essere perfetto quando vinci un mondiale dici dove devo migliorare, ho vinto un mondiale e quindi ci sono pochi spazi di miglioramento o il pensiero che tu possa migliorare. Ma io non mi riferivo alla forza della nazionale in sé per sé, io mi riferivo più che altro alla struttura del calcio italiano, e quindi non alla nazionale in sé per sé. Ma alla base vuol dire nelle infrastrutture, nelle strutture, e nella patrimonializzazione delle società, cioè avere stadi di proprietà, impianti sportivi di proprietà e quant'altro. Poi in campo ci sono stati dei miglioramenti da parte di queste nazioni, studiando, migliorandosi e cercando una via di uscita ad un calcio che per loro era diventato obsoleto. E la risposta la si vede adesso, cioè gli altri campionati sono campionati che in questo momento ci hanno superato, cioè il campionato italiano ormai è diventato un campionato obsoleto in confronto al campionato tedesco, al campionato inglese, al campionato francese, ma obsoleto non in quanto a bellezza o in quanto a giocatori che sono qui, ma in quanto a strutture, a infrastrutture, a impianti, a tutto quello che ruota intorno al calcio. E quindi questo ci fa capire che probabilmente la vittoria di quel mondiale non ci ha dato la possibilità di fare un esame di coscienza e di proporre un qualcosa di nuovo, di ripartire, di fare un qualcosa per guardare avanti. Si fa un gran parlare, tra l'altro, insomma ci sono tante discussioni adesso in seno proprio al futuro del mondo del calcio italiano, si parla tanto di queste seconde squadre, il pensiero di
mister che prima mi diceva da giovane alla primavera si veniva buttato in Serie C proprio per fare esperienza. Adesso l'attuale Serie C può essere ancora formativa, c'è bisogno di qualcosa di diverso? Ma io sono non d'accordo di più con le seconde squadre per un semplice motivo. Innanzitutto adesso i campionati giovanili sono vissuti come per ogni società come la voglia di vincere un campionato, di vincere un campionato allievi, primavera, che conta veramente meno di zero secondo me. Nei campionati giovanili l'obiettivo non deve essere vincere, ma l'obiettivo deve essere portare quanto più giocatori possibile in prima squadra. E lavorare con due obiettivi diversi, cioè l'uno di vincere e l'altro di portare i giocatori in prima squadra, non vanno di pari passo. Non vanno di pari passo perché per vincere devi scegliere una strada, per portare i giocatori in prima squadra ne devi scegliere un'altra. Quelle che vincono lo vincono con i giocatori già formati, che lo fanno da 3 anni, e questo non consente loro di crescere, perché io credo che se tu hai un giocatore giovane che fa la differenza in una categoria, tu non devi continuare a farlo giocare in quella categoria, ma gli devi creare difficoltà e farlo giocare con giocatori più forti, più grandi. E se tu fai 3 anni di primavera dove tu sei un talento e sei in quel momento più forte degli altri e continui a giocare con un livello che non è il tuo ma è più basso, tu non crescerai mai. Ecco perché secondo me è opportuno fare un anno di primavera e basta, e poi devi giocare nelle seconde squadre che ti consentono di giocare non solo con i giovani, non solo con quelli del tuo livello, ma con gente più grande che ti insegna determinate cose, ma che ti insegna anche a stare in uno spogliatoio, che ti insegna a crescere, che ti insegna a giocare per altri obiettivi, quelli di vincere, quelli di riportare 1.000-2.000 euro a casa, perché lì c'è gente che padri di famiglia che giocano a calcio per mandare avanti la famiglia, quindi sono aspetti completamente diversi che ti fanno crescere come calciatore ma anche come uomo. E per giocare a determinati livelli non basta essere solo calciatore, ma devi essere anche uomo. Black hole sign, won't you come? Abbiamo parlato dell'importanza di crescere da giovane per poi vincere, e allora torniamo alla storia di Massimo Oddo, torniamo a quella che è la storia maggiormente vincente di Massimo Oddo, quella che inizia con il passaggio dalla Lazio al Milan. Come arriva quella trattativa, anche perché è un trasferimento che avviene nella finestra invernale? Sì, ormai erano almeno 3-4 finestre di mercato, sia quella estiva che quella invernale, in cui si parlava di un possibile passaggio di Oddo dalla Lazio al Milan. Non era mai successo, io ero praticamente a un anno dalla scadenza del contratto, ero arrivato ormai alla soglia dei 31 anni praticamente, era gennaio, quindi dopo 6 mesi avrei fatto 5 mesi, avrei compiuto 31 anni e in quell'anno ci fu il trasferimento. Per grande voglia e necessità del Milan di avere un giocatore in quel ruolo, e diciamo che dal punto di vista delle vittorie è stata la scelta più giusta che potesse capitare, perché 6 mesi prima avevo avuto la fortuna di vincere il mondiale, e dal momento in cui sono andato nel Milan, praticamente nel giro di un anno e mezzo sono riuscito a vincere tutto quello che c'era da vincere, a partire dalla Champions League, la Supercoppa Europea, il Mondiale per club, Supercoppa Italiana, e infine per chiudere poi con il campionato. Ovviamente il Milan ha vinto tutto quello che si poteva vincere, e ovviamente ringrazierò sempre questa società che mi ha dato questa grande opportunità. Ma la soddisfazione più grande poi alla fine è stata quella di essere stato ceduto dal Milan, probabilmente un Milan che ha preferito incassare un bel po' di soldi, ma che probabilmente non credeva così tanto in te, e probabilmente anche quello è stato ha fatto scattare qualcosa, una molla, perché io sono sempre stato un tipo orgoglioso, e dentro di me
uno dei miei sogni nel cassetto era quello di un giorno di tornare al Milan e di dimostrare che un tempo avevano sbagliato. Ed è successo esattamente quello, quindi questo è un motivo di orgoglio per me, cioè essere stato ceduto e poi essere stato ricomprato probabilmente al triplo e tornare ad essere un giocatore importante del Milan e non un giocatore in cui non si credeva. Era un Milan che appunto aveva vinto tutto, l'highlights immagino sia la finale di Champions, anche perché quella finale di Champions aveva un sapore, non so se dire doppio, triplo o elevato a potenza, per visto il tipo di avversaria che aveva lasciato un ricordo un po' così così, mettiamola così. Sì, sì, no, è stato, vabbè, ovviamente quella è stata probabilmente la vittoria ancora più sentita, perché l'ho vissuta da protagonista, giocandola, giocando tutte le partite che ci hanno portato poi a questa finale, la finale con il Liverpool, una finale, una rivincita, diciamo, di quello che era successo in una precedente edizione, e quindi era una sorta di rivincita per i miei compagni che avevano partecipato. Io ero uno di quelli che non aveva fatto questa precedente finale e l'ho vissuta come una semplice finale di Champions League, semplice tra virgolette, però diciamo che è stato il compimento di un qualcosa di straordinario che mi ha portato a vincere probabilmente il più importante e prestigioso trofeo a livello di club. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. C'è anche una parentesi in mezzo a quella che è stata l'avventura in rossonero al Bayern Monaco, un'esperienza internazionale. Com'è stato? Perché comunque anche andare in un calcio completamente diverso, con una lingua anche abbastanza complessa, com'è stata quell'avventura? No, è stata un'esperienza magnifica, stupenda, perché hai fatto un qualcosa di diverso, hai vissuto un'esperienza diversa, un calcio diverso e un modo di vedere il calcio completamente diverso. Quindi è stata senza dubbio un'esperienza utile per la mia formazione umana, ma questo è normale, è un'esperienza professionale molto molto bella. Peccato che sia durata solo un anno, ma quell'anno sono stato anche un po' sfortunato, perché nel momento in cui avrei dovuto, il Bayer avrebbe voluto prolungare il rapporto perché ero andato in prestito, in quel momento mi feci male e quindi poi a fine anno poi tornai indietro a casa. Il Milan, l'avventura si conclude nel 2010-2011, tra l'altro l'ultimo anno in cui i rossoneri sono riusciti poi a portare a casa lo scudetto. Come mai si è conclusa, insomma, un po' con meno presenze? C'erano troppi campioni, era una carriera, quella di Massimo Oddo, che stava volgendo al termine? Cosa? Beh, avevo 34 anni, andavo per i 35, insomma, l'età si faceva sentire. Inevitabilmente dopo un po' c'è un ricambio generazionale, vennero fuori quell'anno Abate, vennero fuori Antonini, ragazzi più giovani. Io praticamente dal ritorno dal Bayern Monaco l'anno seguente giocai con continuità e poi l'ultimo anno del Milan ho giocato poco, l'anno dello scudetto feci poche presenze, ma con orgoglio posso dire determinanti, e questo è un monito per tutti, nel senso che a volte si può essere non titolari ma si può essere determinanti. E quindi è una cosa positiva che mi rende orgoglioso. E poi l'ultimo anno avevo ancora voglia di giocare, probabilmente non ero all'altezza, anzi sicuramente non ero più all'altezza di una squadra così importante, di giocare a certi livelli, però avevo ancora voglia di giocare e ho scelto di andare a chiudere la carriera in un'altra squadra. Il Lecce, dove tra l'altro poi c'è stata anche una partita in cui ha avuto la possibilità anche di segnare contro il Milan su rigore, e quel Lecce tra l'altro c'erano anche Cuadrado e Muriel, due vecchie conoscenze da queste parti, che ricordo di quella esperienza? No, un bel ricordo, a parte la retrocessione, però è stato comunque un bel ricordo, io porto sempre tutto con me.
siamo partiti malissimo quell'anno, siamo partiti male e questo lo abbiamo pagato alla fine. Poi facciamo un girone di ritorno strepitoso, fatto molto bene, purtroppo non siamo riusciti a concludere una risalita verso la salvezza, però va bene così, nel calcio ci sono le vittorie, ci sono le sconfitte, si portano sempre dentro e tutto fa esperienza. Adesso un po' di singoli, perché negli ultimi giorni, insomma nelle ultime settimane, si sono ritirati a pioggia dei giocatori importanti a cui ho dedicato anche dei post su Instagram, Kakà, Ronaldinho. Qual è il giocatore che magari ha impressionato di più negli allenamenti, nelle partite? Ah, bene. Bella domanda. Fortunatamente ne ho incontrati tanti di giocatori incredibili, campioni veri. Non so, mi viene in mente Ribéry, mi viene in mente Kakà, ma mi viene in mente soprattutto Ronaldo il fenomeno. Lui venne al Milan nel momento in cui andai io, in quella sessione di mercato, e lui era sul finire della carriera, ma non perché era così vecchio, aveva 30 anni, 31 anni, ma perché aveva parecchi problemi fisici, ma nonostante questo, giocando io credo al 30-40%, era un giocatore impressionante. Io ci avevo giocato contro quando era al 100% e vi posso garantire che era un giocatore incredibile, probabilmente il più forte in assoluto con cui abbia mai giocato. Invece un modello di riferimento nella sua carriera, qual è stato? Se c'era. Ma il modello di riferimento, io mi ricordo, i miei modelli di riferimento sono quelli in cui ero bambino. Quando io ero bambino e vedo i giocatori famosi, i giocatori famosi per me erano quelli che dimostravano tanto in campo e non fuori dal campo. Non è come ai tempi di oggi in cui magari ti rimane impressa la capigliatura, l'orecchino particolare o le cuffie prima di una partita con cui arrivano al campo i calciatori. I miei idoli erano Baresi, i miei idoli erano Maldini, tutti questi campioni sul campo, ma anche fuori. C'è un ex compagno magari con cui è rimasto più vicino, che vi sentite più spesso, con cui ricordate qualche aneddoto del passato? Ma tantissimi. Io ho sempre avuto un bellissimo rapporto con nessuno, penso di aver mai litigato con nessuno nel mondo del calcio, con i miei compagni, e quindi ho un rapporto eccezionale con tutti e con tantissimi ci sentiamo, ci rivediamo ogni tanto, si organizzano cene. E quindi vado fiero di questa cosa. È ovvio che con qualcuno ho più rapporti, magari ecco, con un ragazzo come Massimo Ambrosini è un rapporto particolare, è un amico, però come lui anche tanti altri. Questa domanda per chiedere: che effetto ha fatto passare a vedere Vallon Berami come compagno di squadra, che magari chiedeva anche consigli, visto che poi si è dovuto disimpegnare anche come terzino destro, ad averlo sui campi per allenarlo, per doverlo schierare la domenica? Beh, nella mia breve carriera non è la prima volta che mi succede. L'anno scorso ho avuto Gilardino anche, con cui sono stato compagno di squadra sia a Verona che in nazionale. Vabbè, all'inizio fa un effetto un po' strano, anche perché capisci che sei invecchiato parecchio. Insomma, lui non ha cambiato ruolo, cioè è ancora calciatore. Io sono diventato allenatore, vuol dire che sono invecchiato parecchio. Però all'inizio è una sensazione un po' particolare, però poi ovviamente passa tutto. E lo tratti come tutti gli altri. Appesi gli scarpini, l'idea era quella di, abbiamo letto, voler fare il Galliani della situazione. Non so se magari anche proprio per la parentesi, per averlo conosciuto in quel di Milano. No, ma io intendevo Galliani, a parte che è una persona che stimo tantissimo per quello che ha fatto nella sua carriera da dirigente. Ho detto di lui, ho detto di Marotta, intendevo un dirigente di alto livello, un dirigente che non fosse solo un direttore sportivo, ma avesse un quid in più, un qualcosa in più, che potesse partecipare a 360 gradi nel raggio di azione di una società calcistica. Avevo studiato per questo, il mio sogno era questo, però purtroppo fortunatamente ho fatto altro, e per il momento sta andando bene, è una cosa che mi piace tanto, non pensavo, e quindi va bene così.
all'inizio magari qualche contatto anche col papà, immagino, per capire un po' anche come destreggiarsi, oppure no, fatto tutto da solo? Sì, ma il papà ce l'ha in casa, lo senti sempre, quindi inevitabilmente ti confronti, soprattutto all'inizio. Mi ricordo il mio primo giorno di allenamento negli allievi del Genoa, non sapevo cosa fare, cioè il giorno prima ho chiamato chiunque, i miei ex allenatori, dei giovanili, perché ma io che cosa devo fare domani? Perché così? Perché credo che nella vita ci voglia è un passaggio importante quello della gavetta, della famosa gavetta, non perché devi andare in campo e fare chissà che, ma perché il provare a fare un qualcosa, magari come nel mio caso con i giovani, è un qualcosa che ti permette di sperimentarti, di sperimentare, di avere idee, di cambiarle e di crescere costantemente, di evolverti costantemente, perché il nostro ruolo è un ruolo in cui quotidianamente evolvi e cambi opinione, cambi modo di pensare e quant'altro. E quindi credo che sia un passaggio determinante. L'importanza della gavetta, allora abbiamo parlato della gavetta da giovane che comunque sgomitava in primavera per andare avanti, da allenatore, comunque cominciare dal basso, però un'altra cosa che parallelamente lei ha continuato a sviluppare sono anche stati gli studi. C'è un messaggio che magari vuole lanciare ai ragazzi anche che ci stanno guardando su una formazione, sull'importanza della formazione a 360 gradi? Ma no, io ho i miei valori familiari, la famiglia ti aiuta ad avere dei valori, e io fin quando ho giocato, cioè dall'inizio, quando giocavo ero ragazzino e facevo calcio, la prima regola era andare bene a scuola, la prima regola era finire i compiti, perché se no non andavo a allenarmi, la mamma non mi mandava a fare allenamento, e quindi mi è stata inculcata questa mentalità. Quando sono andato a Milano, per i miei genitori era importante che io inseguissi i miei sogni, ma era allo stesso motivo importante continuare un percorso di studi, perché mi hanno chiarito le idee loro, dicendomi che sì, io andavo al Milan, ma non ero un calciatore, andavo a provare a inseguire il mio sogno, ma tanti di quei ragazzi che erano con me non sono riusciti a diventare calciatori, quindi io per forza di cose dovevo avere in parallelo ai miei sogni crearmi un futuro diverso. Io ho due figli e ai miei figli dico sempre: fate quello che volete, inseguite i vostri sogni, studiate, fate quello che volete, ma qualsiasi cosa fate la dovete fare al massimo, cioè per essere i migliori, cioè la mentalità deve essere: fate qualcosa per essere i migliori, non per essere uno dei tanti. A proposito della gavetta, il suo percorso passa dagli allievi del Genoa alla primavera del Pescara. Che emozione è stata tornare nella città natale da tecnico, anche se inizialmente solo della formazione juniores, poi arriverà anche con la prima squadra? Ma no, ero contento perché dopo tantissimi anni sono tornato a vivere a Pescara, a vivere nella mia città, a rivedere i miei amici, la mia famiglia e quant'altro. E quindi è stata una chiamata gradita per me per questi motivi, perché tornavo nella mia città e nella mia terra, a cui sono molto affezionato, quindi ho fatto questo passaggio da Genova a Pescara con grandi motivazioni. Lì di fatto c'è una sorpresa forte sul finire poi di un campionato, perché praticamente all'ultima giornata, nel tentativo anche un po' di scuotere la squadra, c'è un avvicendamento in panchina che di fatto porta Massimo Oddo ad allenare la prima squadra del Pescara con un obiettivo importante anche da raggiungere. Sì, mancava una giornata praticamente alla fine del campionato e il Pescara era nono e si giocava contro l'ottava che era il Livorno, quindi una partita da dentro fuori playoff. Vincemmo 3-0 quella partita, entrammo nei playoff e da lì iniziò quel fantastico percorso che ci portò poi alla finale playoff, persa immeritatamente a Bologna, e per poi riniziare l'anno seguente in Serie B. Poi dai playoff arriverà anche la promozione in Serie A con il Pescara, tra l'altro con anche diverse soddisfazioni lungo il cammino. Quanto le ha insegnato anche questa,
questo tragitto, perché la Serie B diciamo spesso che è formativa anche per i giocatori, ma immagino lo sia stato anche da tecnico. Ah sì, ma anche quello fa parte della gavetta. Ho imparato molto di più dall'annata pessima l'anno scorso. Si impara molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Essere stato un giocatore vincente che comunque ha alle spalle un campionato del mondo, Champions League, Scudetto, l'ha portata magari a parlare con qualche giocatore, essendo un esempio, magari qualcuno le ha chiesto qualche consiglio per riuscire a emergere in modo particolare, anche dal punto di vista psicologico, perché sappiamo quanto è importante anche questo aspetto nel calcio di oggi. Ah sì, ma è importantissimo. Io credo che, parlo del mio mondo, nella vita in generale, ma parlando di calcio, io credo che uno degli aspetti più importanti in questo mondo per arrivare non sono gli aspetti tecnici, tattici, perché quelli li puoi migliorare, li puoi crescere senza problemi. Ma l'aspetto che conta di più è quello mentale, la testa. Io ho conosciuto fior fior di miei ex compagni di squadra che magari non avevano tutte queste grandissime qualità, me compreso. Però la forza di volontà, la testa ha fatto sì che avessi sempre una costante voglia di crescere, costante voglia di arrivare in alto, di raggiungere un obiettivo, che fanno sì che poi il talento viene in secondo piano. Poi se hai talento è ancora meglio, se hai qualità è ancora meglio, però la prima cosa, supportata ovviamente da qualità, è il cervello. Cioè, sostanzialmente ci sono tantissimi giocatori in categorie inferiori che hanno molto più talento di giocatori che giocano in Serie A, ma che purtroppo non sono arrivati o non arriveranno mai perché non hanno la testa giusta per arrivare a certi livelli. Spesso si dice anche che c'è qualche giocatore che è un po' figlio di una scoperta dell'allenatore. C'è qualche giocatore di quel Pescara che sente un po' suo, un po' formato, lanciato da Mister Oddo? Ma sì, vabbè, più che lanciato, salvato da me. In quel Pescara c'era Torreira. È un giocatore che adesso conosciamo tutti, un giocatore che quando si è presentato me l'hanno dato dalla prima squadra, era un giocatore destinato al ritorno in Uruguay perché non era considerato un giocatore all'altezza, faceva un altro ruolo, era un trequartista, e quando venne da me ho pensato che avesse caratteristiche diverse da quelle di un trequartista. L'ho spostato una ventina di metri indietro, ho iniziato a farlo lavorare da play davanti alla difesa, e adesso è diventato il giocatore che è. Diciamo che quella posso considerarla un po' una mia creatura, ecco. Poi ovviamente migliorata dai miei colleghi. Prima del suo arrivo abbiamo intervistato Albano Bizzarri, che raccontando la parentesi a Pescara ci diceva: noi giocavamo un ottimo calcio all'inizio, però o per un motivo o per l'altro non si riusciva mai a vincere, è stata una situazione particolare. Ed effettivamente, ricordando anche a memoria quelle partite, Pescara soprattutto nelle primissime giornate aveva fatto sudare grosso tante formazioni, a cominciare dal Napoli alla prima giornata. Cosa non andò? Ma innanzitutto non eravamo completi perché di fatto il più delle volte siamo scesi in campo senza un attaccante. Quello è stato il primo problema, perché non siamo riusciti a prendere un giocatore di categoria. Quello che abbiamo preso, che era Baybek, non c'è praticamente mai stato, e siamo stati costretti a giocare praticamente a volte, spessissimo con Caprari davanti o spessissimo con ragazzi giovani come Manai che non erano pronti per la Serie A. Arrivato al presente, quanto le ha fatto piacere, quanto è stato importante, quanto comunque l'ha gratificata il fatto di aver spazzato via quell'etichetta, perché così come c'era l'etichetta positiva di campione del mondo, vincitore della Champions, c'era questa situazione, è arrivato a Udine con zero vittorie in Serie A. Quanto è stato importante invece poi farne 5 di fila, dimostrare che quell'idea di calcio con un altro contesto, con altri giocatori, era quella giusta?
Vabbè, ma nel nostro ambito è normale che io speravo in una chiamata della Serie A, ma non era necessaria per me. Per me era necessario avere una società, un qualcuno che credesse fortemente in quello che io propongo, che il mio staff propone. Quello è veramente la cosa importante. Poi ho avuto la fortuna di trovare probabilmente la società migliore che mi potesse capitare, di avere la fortuna di avere comunque una rosa altamente competitiva, una società che ti mette a disposizione qualsiasi cosa, in cui puoi lavorare molto bene. E ho avuto la fortuna di avere subito risultati, perché ovviamente quando arriva un allenatore e proponi qualcosa, se non ottieni risultati poi diventi sempre meno credibile. Il fatto di aver avuto subito risultati sul campo fa sì che cresce l'autostima, che cresce la fiducia nell'allenatore e quant'altro, e quindi sotto questo punto di vista sono stato fortunato. L'obiettivo era quello di far ricredere il quanto più numero possibile di persone che non credevano in me, ma questo è inevitabile. Avrei potuto aggirare questo solo andando in Serie B, visto che in B ero considerato un allenatore vincente, in A no. Il fatto di essere arrivati in Serie A è tuttora per me una sfida importante, perché io so perfettamente che fino a questo momento è facile parlare bene di Mister Oddo, ma sarà altrettanto facile parlare male nel momento in cui perdi una o due partite, e questo succederà sicuramente. Quindi io non mi esalto, sono sempre con i piedi per terra, cerco di fare il massimo, dare tutto quello che ho, mettere passione, mettere professionalità e cercare di portare dalla mia parte più gente possibile. Poi quelle persone che non credono in Oddo, quelle persone a cui non piace Oddo, quelle ci saranno sempre. La capacità e la voglia è quella di avere più persone dalla tua parte rispetto a quelle che non credono in te. È sicuramente di pubblico friulano, una bella fetta di pubblico friulano se l'è più che conquistato, e allora la domanda viene spontanea ed obbligo, anche un po' per chiudere il cerchio: come sono state queste prime settimane in Friuli, come è stato l'impatto con la gente, con lo stadio, con anche le strutture dell'Udinese? Quando fai una sconfitta, 5 vittorie, un pareggio, non puoi dire che stai male, va tutto perfettamente adesso. Però ripeto, inevitabilmente verranno anche momenti negativi, ci saranno le sconfitte, ci saranno i pareggi, ci saranno altre vittorie, questo è inevitabile. Per il momento va tutto bene, l'impatto con lo stadio è fantastico, con le strutture è fantastico, con la gente è fantastico, perché per adesso tutto va bene. Questo è il calcio, no? Quindi cerchiamo di mantenere più a lungo possibile questa empatia che si è creata. In chiusura c'è un messaggio che vuole lanciare ai nostri tifosi, anche magari, non so, di sostenere questi ragazzi, questo gruppo, di crederci insieme a noi? Ma sì, no, ma io innanzitutto respiro questo entusiasmo che si è ricreato in questo ambiente, perché io ho sentito nel momento in cui sono arrivato qui che si fosse un po' spento, non c'era quell'entusiasmo che c'è adesso sicuramente. Ovviamente il mondo del calcio è legato ai risultati, abbiamo fatto risultati e si è ricreato l'entusiasmo. Nessun invito, io credo che l'invito forse più importante è quello di essere contenti che in questo momento l'Udinese ha ridato entusiasmo all'ambiente. L'entusiasmo non va mai smorzato, perché è una cosa bella, però come noi calciatori, come noi allenatori dobbiamo essere sempre consapevoli che ci sono momenti positivi come questo, ma saranno anche momenti negativi. Io invito tutto il pubblico, tutti i tifosi dell'Udinese a comunque a sognare, perché sognare è sempre bello. Però tenendo sempre presente che quello che stiamo facendo in questo momento è un qualcosa che va sopra le righe, di straordinario in confronto alla normalità. Quindi questa non è la normalità. Noi stiamo facendo qualcosa che va oltre la normalità fino a questo momento, e quindi sognare va bene, ma rimanere sempre con i piedi per terra e ricordarsi anche di qualche settimana fa, quando le cose non andavano così. Grazie. Grazie a voi.
in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.